questa comunità cristiana che insieme è unica e indivisibile, che però si compone di pellegrini che sono ancora in cammino verso la casa del Padre e verso credenti che già sono arrivati a questa casa, il cuore beatificante di Dio. Per questo io ho parlato non soltanto della reliquia di Paolo VI, ma di lui come essere viventi in Cristo, dunque spiritualmente, ma realmente in mezzo a noi è presente col suo cuore, con la sua fede, con la sua beatitudine in cielo, ma un